i processi di inquisizione, benché siano una fonte così specifica, starei per dire come tutte le fonti, però si prestano anche a una riflessione più generale. Io ho scritto un saggio che si chiama Le voci dell'altro, in cui avevo analizzato, uno scritto di un gesuita francese dell'inizio del Settecento, Le Gobien, una storia delle isole Marianne, in cui a un certo punto lui parla di un discorso fatto da un capo di una rivolta indigena, Urao, e gli riporta il discorso. Questo discorso è un discorso straordinario, un'accusa ai colonizzatori europei. E mi ricordo che questo saggio era ancora inedito e io lessi questo saggio a Londra, alla School of African and Oriental Studies, Oriental and African Studies, e mi ricordo che c'era questo pubblico e venne, mi ricordo da me, un giovane, non mi ricordo di quale paese dell'Africa, che mi disse, ah, che meraviglia, eccetera. Cioè, questa accusa al colonialismo europeo era ancora viva e parlante. Allora, qual era il modello? Io sono partito dall'idea, dal presupposto, forse dal pregiudizio, non credo, che, diciamo, fosse questa arringa, questo discorso inventato al gesuita, che, diciamo, cerca di scrivere un discorso plausibile pronunciato a un leader indigeno di questa rivolta. Le Gobien allora scrive e ha come modello, e beh, io penso soprattutto Tacito, Agricola, l'accusa, diciamo, all'impero romano, arrivano e portano la devastazione, la chiamano pace, eccetera. Quindi questa non è una fonte di Urao, eccoci all'elemento dialogico che io ritrovo in questa pagina, che non è tecnicamente dialogica. Io lì mi riferivo, era una conferenza che avevo fatto a Gerusalemme tanti anni fa, e aprivo ricordando Bakhtin, cioè, diciamo, l'idea della letteratura, della dimensione dialogica della letteratura. Allora, quindi Tacito, eccetera, cioè l'idea che il gesuita si inventa un plausibile discorso di un leader indigeno, e però a un certo punto c'è una nota a piedi pagina, perché il Urao aveva detto, ci hanno portato qui anche gli insetti che portano le malattie, e allora c'è una nota che dice, ma guardate che assurdità che dice questo qui. Allora, io lì vedevo un residuo del discorso, cioè nel senso che lì, come dire, Le Gobien prende le distanze a se stesso e, diciamo, dice, ma guardate, questo è inaccettabile. Un residuo minimo, ma un residuo. Quindi io lì enunciavo un principio universale, forse un po' universale, e cioè che in realtà nessun testo è controllabile al 100% da chi lo produce. Cosa che apre la possibilità a una lettura contro le intenzioni di chi l'ha prodotto. Quindi la mia lettura di quell'aforisma di Benjamin. È impossibile controllare tutto. Questo veramente, allora devo dire anche che ho provato, perché l'idea allora è di trovare, diciamo, un caso estremo. L'avvocato del diavolo dice, sì, ma cosa fai con chi ha controllato tutto quello che ha scritto, il suo poema, Dante? E allora ho scritto un saggio sopra un punto cieco in Dante e, diciamo, l'ho proposto, beh, ma questo è quasi ovvio a questo punto, a Vienna al Museo Freud.